da un po' rock, e d'altronde siamo alle 11:30 di venerdì. Se alzi il volume, senti, Aldo, è una cosa proprio semplice. Ma non è difficile, è una manopola. Guarda, l'Italia è passata al digitale. Aldo Rock no. non sei neanche analogico, tu non sei neanche logico, guarda, forse neanche Ana. Secondo me Aldo Rock ha la televisione in bianco e nero col primo e l'antenna del secondo. La mia televisione è sintonizzata su un canale televisivo morto. La tua figlia come fa a sopravvivere, no, poveretta? Guarda, guarda, niente, DVD. Legge i libri. I DVD li guarda. DVD, abbiamo visto un DVD bellissimo della storia delle tartarughe. Te lo consiglio perché è bellissimo. Tra l'altro è molto di attualità per questa tragedia. È una tragedia, è veramente una tragedia. Crescerà bene quella bambina, eh? Del posto di petrolio. Buongiorno uomo, complimenti. Buongiorno. Per la camicia bianca, come stai? Buongiorno, oggi bianco perché sarà tutto black. Da contrattare in alternativa. Sì, Black Crows, Black Keys. Senti, è un weekend affollato di eventi sportivi. Volevo aprire ricordando che domenica mattina a Firenze c'è la DJ Ten. Ci sono già migliaia di iscritti, ma ci si può iscrivere ancora online per oggi. E invece dal vivo sul sito, insomma, fisicamente domenica, sabato pomeriggio e anche domenica mattina. Quindi insomma avete ancora tempo, anche se sono già tantissimi gli iscritti. Io sarò là, Aldo forse no. E se mi dai un pettorale numero uno vengo. Ma guarda, ti chiedo molto volentieri il mio. Tuo. No, non lo so, credo, può darsi, ma trovato molto voglia. Mi piacerebbe venire, però io domenica scorsa ho iniziato la preparazione in bici. Ma se la preparazione H è cominciata. La preparazione H. E chi sei adesso? Devo ringraziare i miei partner perché dovevamo fare un weekend di bicicletta con Linus. Il famoso weekend col morto, poi non è venuto il morto. Weekend a Camelot, Linus non è venuto e quindi? E siamo usciti, abbiamo fatto un bellissimo 3 ore di bici. Tra l'altro ti ho mandato un messaggio, ma tu eri già uscito, eri nel New Jersey, in Brianza, la Brianza, fermati. Ah, la Brianza e il New Jersey. Sono d'accordo. Uomo, domani mattina vado a fare il ghisallo. Il ghisallo, ma domani c'è il mortirolo. Oggi c'è il mortirolo. E chi è il tuo favorito? Oggi? Sì, no, è il favorito. Ma non lo so, dicono tutti che dovrebbe essere Ivan Basso. E io invece guarderei bene questo Arroyo, perché lui, questo è uno scalatore, capisci? E gli scalatori, e soprattutto spagnoli, sono incredibili in bicicletta. Pensa che domenica scorsa a Lanzarote, ti ricordi che abbiamo parlato di Lanzarote? Certo. Bene, a Lanzarote, nelle isole Canarie, c'è stato l'Ironman. Vi ricordate, vi ho detto, ci sono delle salite, c'è sempre il vento, è una gara molto molto impegnativa dal punto di vista ciclistico. Bene, non c'è stato il vento e Nico Llanos, spagnolo, Nico Llanos con due L, ok, ha fatto il record della gara, cioè in pratica ha corso l'Ironman, 4 km a nuoto, okay, vabbè, 180 km in bici, 42 di corsa, in 8 ore e 30 minuti, poco più. Pensa che ha fatto i 180 km in 4 ore e 50, ha fatto la maratona alla fine in 2 ore e 50, quindi un tempo veramente incredibile. Ma la caratteristica di questo Nico Llanos, non solo lui è un campione di Ironman, ma lui fa anche l'Xterra. E domenica ci sarà un'altra gara, non in Sardegna, lui non ci sarà, in Sardegna cos'è c'è l'Xterra? L'Xterra è un tipo Ironman però sullo sterrato, sulla mountain bike. È un triathlon, anziché usare la bici da corsa, usi la mountain bike. In Sardegna c'è questo circuito quest'anno ci sono diverse gare in Italia del circuito Xterra, però la gara della Sardegna è la più importante. E pensate che c'è una speciale classifica, potremmo chiamarla una specie di combinata, come la combinata, sai che ci sono, c'è l'Ironman delle Hawaii e poi c'è il campionato del mondo a Maui dell'Xterra. Chi riesce a fare il miglior tempo facendoli entrambi vince questa
questa si chiama Double Classic. Sì. E questo Llanos nel 2008 ha vinto anche la combinata. È veramente forte questo Llanos. Non è forte, in un modo che ti dice non hai tempo per correre, non hai voglia, sei stanco e il denaro è quello che conta. La strada uomo ci rende fratelli. Llanos è un fratello. Ti hai studiato un pochino il percorso del Mortirolo? L'hai mai fatto in bicicletta? Non l'ho mai fatto, io ho fatto il passo del lupo, Wolf Creek Pass. Camminavi come un lupo, questo vuoi dire? Pedalavo a 11 km all'ora, come il Mamba. Sai che viaggia a 11 km all'ora?